Agasta Lovers, ovvero perché ci piace l'Agasta. L'Agasta Masters, o Augusta Masters, o Agasta Masters, o Agasta. Agasta. Prima gara dello Slam dell'anno. Prima settimana di aprile. Sempre lo stesso campo. Per quest'anno non cambiare. Stesso campo, stesso mare. E poi cos'altro? Raccontaci un po' la storia dell'Agasta. Allora, è un torneo invitational, quindi solo gente selezionata. Solo numeri uno. Solo i Masters. La Milano bene che piace. Quindi solo i Masters, solo i migliori giocatori in quel momento possono accedere. È una gara che è un po' tipica da questo punto di vista, infatti ha tendenzialmente solo un centinaio di partecipanti contro i 160 delle altre gare dello Slam. E di questi molti sono invitati perché past winner, quindi hanno vinto magari il Masters 15 anni fa e comunque hanno diritto ancora di giocare. Infatti si vedono giocatori, chiamiamoli attempati, vintage, però con ancora delle mani non da poco, ogni tanto anche con dei risultati non da poco, mamma mia, e con un'esperienza non da poco, soprattutto su quel campo, su quel tipo di campo, un campo molto da giocare sulla conoscenza del campo e sull'esperienza di riuscire a piazzare la palla nel punto giusto. Il campo è stato voluto da Bobby Jones con Alistair McKenzie. Hanno fondato questo campo negli anni 30, 1930 mi sembra siano iniziati i lavori, e ha una caratteristica. Perché è stato scelto questo terreno che era un frutteto? Era un frutteto, ma il buon Bobby, guardando quel terreno, ha detto: qua c'è già un campo da golf, è già costruito, è già fatto, non c'è bisogno di fare grossi movimenti terra, le pendenze ci sono già tutte, lo spazio c'è, basta solo tirare via le piante da frutto, qualche pianta in eccesso e di andare, e abbiamo il campo. Un po' la storia del nostro Biella in Italia. Vero, esatto, un campo dove non sono richieste grosse lavorazioni per crearlo, molto... Le buche sono state adattate alla conformazione del terreno. Infatti ha un aspetto molto naturale, allo stesso tempo selvaggio, pur essendo comunque un campo curatissimo, sempre in perfetto ordine. E quindi nel 34 è nato il primo The Masters. Masters of the Universe. Pochi giocatori selezionati a contendersi il titolo, il quale titolo è stato poi rappresentato qualche anno dopo da un premio molto particolare. Sì, perché la peculiarità è che chi vince diventa socio onorario del circolo e tutti i soci del circolo hanno la giacca verde. Quindi, una volta che diventi socio onorario, ti viene consegnata la tua giacca verde, già in misura, e questa giacca verde rimane al circolo, rimane sempre a tua a disposizione. Circolo. Non può uscire dal circolo se non solo per l'ultimo vincitore che lo può portare in qualche evento fuori per qualche servizio fotografico e basta. Poi deve ritornare rigorosamente al circolo. Quindi dentro al circolo di Agasta ci sono tutte le giacche verdi dei passati vincitori del Masters. Cosa è successo una volta? Perché cosa succede? Che praticamente il vincitore dell'anno prima mette la giacca al vincitore dell'anno successivo. Ma è successo? Un certo orso d'oro. Chissà chi, tale Jack Nicklaus che passava di lì, ha ben deciso di vincere due anni a fila lo stesso torneo e sono andati in sbatta vera. Non sapevano come fare. Se l'è dovuta praticamente. C'è stata un'autocelebrazione. Si è automesso la giacca. Da qui in avanti hanno stabilito che il chairman del circolo, quindi l'attuale presidente del circolo, il mega direttore principale, imperiale. In caso di doppia vittoria, due vittorie consecutive, andasse lui a consegnare la giacca al vincitore. Insignire il giocatore. Insignire. Cosa comunque che succede molto di frequente, è successo solo tre volte in tutta la storia. Insomma, essendo una gara un po' particolare, già tre volte non è... Sì, sempre gente che non è capace di giocare a golf. Jack Nicklaus, Nick Faldo, Tiger Woods. Gente che passava di là per caso, che è stata infilata all'ultimo perché... Dentro la giacca. Sì, esatto. E perché è bello vedere Master Agasta? Perché si gioca sempre sullo stesso campo e il campo ti diventa familiare. Conosci tutte le buche, conosci nelle varie epoche come sono state giocate le buche, quindi anche come è avanzata la tecnologia a parità di circolo. Come sono cambiate le buche? Come sono cambiati i giocatori nell'affrontare determinate buche. Mi viene in mente, per dire, la buca numero 13, il par 5 dobbiega a sinistra della l'ultima main corner. Buca della main corner. Una delle buche secondo me più belle di sempre, e rientra anche in una delle buche mezzo
parte, come vero. Avevamo detto in un altro video. Quindi è un par 5 molto facile, dove però anche molto facile dipende dai punti di vista, però diciamo accessibile con il secondo colpo per loro, dove però il bogey, il doppio bogey sono assolutamente dietro l'angolo. E una volta era una buca che veniva giocata con un forte draw, perché è una buca che gira molto verso sinistra, quindi un drive che segue la curva della buca e fa il filo alle piante e al fiume di sinistra. Adesso invece viene giocato passando sopra alle piante, perché la tecnologia ha aiutato l'angolo di lancio della palla, quindi è cambiato il modo di giocarla e comunque non sono cambiati i risultati. Ogni tanto il doppio bogey scappa anche a loro. Ci scappa. E questo ci fa molto piacere. Come siamo cattivi. Mamma mia, davvero. Quindi diciamo, cambiamenti nelle buche, il più famoso in assoluto, tolto qualche allungamento di T e quant'altro, quando il povero vecchio Eisenhower 3, chiamato così perché il mitico presidente degli Stati Uniti, quelle volte in cui andava a giocare ci finiva sempre, e ha sempre chiesto, per favore me lo tagliate, ma alla gasta sono fatti un po' così. Non è che uno qualunque, tipo un presidente degli Stati Uniti, arriva e decide di far qualcosa. Lì decide solo il consiglio della gasta, anche sulla gara. E ti dirò di più, in quel caso sono stati ancora più furbi, non hanno neanche detto di no al presidente, hanno semplicemente rinviato il consiglio per sempre. L'ordine del giorno è rinviato a data da destinarsi. E a un certo punto il buon Eisenhower ha desistito. Beh, poi cos'altro dire della gasta, che secondo me lo rende impareggiabile e difficilmente raggiungibile da tutti gli altri major, ahimè anche il British, che rimane però secondo me per noi europei un po' il nostro major. Sì. I caddy hanno tutti la stessa livrea, sono vestiti allo stesso modo. Livrea bianca e verde, rigorosamente con lo stemmettino giallo dorato del Masters. E una volta erano addirittura i caddy del circolo, quindi un giocatore anche professionista non poteva portarsi il proprio caddy, doveva utilizzare il caddy locale. Beh, sempre per rimanere nel fatto che quelli della gasta non sono proprio normalissimi rispetto a qualunque altro organizzatore di tornei, anche di quel livello, sono gli unici che non accettano sponsor, quindi sono soltanto i proventi della vendita dei diritti, piuttosto che del merchandising e dei biglietti d'ingresso, a fare poi il cospicuo montepremi, proprio perché non vogliono avere qualcuno che possa dire la sua rispetto al consiglio della gasta. Sono solo loro a prendere le decisioni. Altra cosa che rende più affascinante questo torneo è che in quel campo praticamente non ci si può giocare, è un campo chiusissimo, veramente un circolo privato con la P maiuscola. Addirittura personaggi molto famosi americani hanno provato a accedervi come membri, come soci, e hanno visto rimbalzata la richiesta, comunque molto portata in avanti. Era un circolo così chiuso che addirittura le donne non erano accette fino a qualche anno fa, fino a quando Condoleezza Rice poteva essere forse la prima o seconda donna socia del circolo di Augusta. E poi che dire, è il major secondo me più europeo, nel senso che è quello più sentito anche dai giocatori europei, quello che più si avvicina ad avere una storicità non all'americana, fatta di grossi numeri, di statistiche da capogiro, ma fatto più di feeling, di sensazioni, di prestigio, di tradizione, che si vengono tramandate nel tempo in una maniera molto British. Cioè, infatti dopo il British Open penso sia il torneo più ambito per un europeo che vuole andare a vincere un major, mentre per un americano è lo US Open. US Open rimane il must. Poi la conformazione del campo è fatta in modo tale da creare ottime possibilità di birdie, quanto grandissime possibilità di disastri, se ne sono visti tantissimi, soprattutto in quella fascia di buche chiamata Amen Corner, ovvero il nome l'ha dato un... Era un giornalista di... Un giornalista... Sport Illustrated. Forse Sport Illustrated, che fondamentalmente ha coniato il nome dato dal fatto che in quelle tre buche, 11, 12 e 13, si sono visti vincere e perdere quasi tutti i Masters. Soprattutto l'ultimo giro. E quindi ci si fa il segno della croce entrando e si esulta uscendo se non si è fatto disastri. Perché in realtà sono buche dove il disastro è dietro l'angolo, ma anche le possibilità invece di far bene, soprattutto la 13, come abbiamo detto, il par 5, sono alla portata
puntata, quindi bisogna spingere sull'acceleratore. È la partenza delle ultime 9 dell'ultimo giro. Però ti aspetta la main corner. È un attimo se spinge troppo sull'acceleratore. Slittare un pochino e finire dentro al fiumiciattolo della 12. O quello della 13. O lago della 11. E quindi, voi, cosa dite? Vi piace la Gasta? Cosa ne pensate? È il vostro major preferito? Preferite un'altra gara major? O un'altra gara magari del PGA Tour o del Tour Europeo anche? Siete più tifosi dell'Italian Open? Perché no? Fatecelo sapere qui sotto qual nei è la vostra commenti gara preferita. E ci sta!